Agli inizi degli anni 2000 si presenta da me un giovane agronomo e mi dice: io voglio fare la pasta con il grano della mia azienda. L'ho guardato, un po' perplessa, e ho detto: lascia perdere. Quell'agronomo era Massimo Mancini e effettivamente a distanza di 20 anni sono felice di essere completamente smentita nelle mie perplessità. Massimo aveva bisogno di vedere le caratteristiche della sua azienda, insieme abbiamo cominciato a capire come fossero i suoi terreni, che esigenze avessero e soprattutto aveva bisogno di capire quali varietà, quali tipi di grano duro coltivare in quei terreni per ottenere la pasta che lui aveva in mente di ottenere. Nei vari giri mi sono imbattuta in azienda, mi sono imbattuta in Nonno Mariano che circolava per l'azienda. Questo signore, anche abbastanza anziano, aveva oltre 100 anni quando l'ho conosciuto, aveva questa faccia rotonda, questo cappello con le falde grandi, una faccia un po' serafica di cui Massimo mi aveva tanto parlato, era innamorato di questo nonno. E sicuramente una parte del DNA di questo nonno è passata in Massimo, la passione per la terra, per la sua azienda agricola, il grande amore per i cereali, lui era stato un grande trebbiatore di quella zona. Purtroppo nonno Mariano era già molto anziano, quindi non ha potuto vedere la crescita dell'azienda di suo nipote, vedere l'evoluzione, la trasformazione di questa azienda, l'affinamento della tecnica colturale, il gruppo di varietà coltivate dentro l'azienda e l'obiettivo raggiunto di ottenere una pasta di alta qualità. L'azienda ha messo appunto a quel tempo un bel pacchetto di varietà che esistevano già, che io gli avevo proposto, ma c'era bisogno e Massimo aveva bisogno di trovare una continuità all'eredità di suo nonno e far sì che questa memoria in qualche maniera si tramandasse in qualcosa di più recente. E quindi io lavoravo già su delle altre varietà, mi dice Massimo: ma io posso chiederti di creare una nuova varietà che abbia il nome di Nonno Mariano? Bene, a questo punto io mi sono confrontata con i colleghi di CGS Sementi e insieme abbiamo dato vita a questo progetto, abbiamo seguito questa idea. Bene, fare una nuova varietà di grano è un processo molto lungo, impegnativo, meticoloso, un lavoro fatto di fatica nei campi, perché questo lavoro si fa nei campi. Si deve partire da un obiettivo da raggiungere. Qual era l'obiettivo che rispondeva all'azienda Mancini? Avere una varietà di ciclo abbastanza tardivo che andasse bene nei terreni freddi dell'azienda e sicuramente avere un profilo qualitativo importante, di buona qualità, adatto a quella pasta. Quindi all'interno della grande collezione che CGS ha di tutti i frumenti duri abbiamo individuato i genitori che si potessero accoppiare per dare vita a questa nuova entità. E non abbiamo fatto altro con questo lavoro di assecondare un processo naturale che è fatto di incroci, è fatto di mutazioni, è fatto di selezioni nel corso dell'evoluzione delle piante. E quindi noi abbiamo dirottato, abbiamo indirizzato questo processo verso l'obiettivo che ci siamo posti. Dopo 2 anni di registrazione di questa varietà, di processo formale che bisogna seguire, la varietà è stata esaminata, valutata e dopo 2 anni è stata approvata, cioè iscritta in questo registro nazionale. Da quel momento la varietà è coltivabile da tutti gli agricoltori, quindi Nonno Mariano è un seme per tutti. E io sono felice, insieme ai miei colleghi, di aver dato vita a questo progetto e di aver fatto tornare Nonno Mariano nei suoi campi.